bello che è la cattedrale di San Guido sotto alcuni aspetti particolari che mettiamo tutti insieme: l'aspetto della storia, l'aspetto dell'arte, l'aspetto della musica, l'aspetto della riflessione, qualche istante di preghiera e l'aspetto anche della vita comunitaria che si vive in questa cattedrale. L'occasione bella è quella dei 950 anni dalla sua fondazione che stiamo celebrando con il vertice di queste celebrazioni nel mese di novembre. Ecco, questa seconda serata segue la prima del 24 giugno che ha dato a tutti i presenti, qui vedo alcune persone che hanno già partecipato, che ha dato a tutte le persone un qualcosa di bello. E allora io vi dico, siate fortunati, siate felici, siate beati di questa serata. Ringrazio anche questa sera Lionello Archetti Maestri, Alessandro Binetti, Cristina Cavanna, Sergio Biotti, che con le loro specifiche competenze ci accompagneranno in questa visita. È una visita che facciamo con calma, senza premura. Non entriamo nella chiesa solo per un atto liturgico come si fa abitualmente, ma per questa completezza di espressioni che vogliamo vivere in questa maniera. Ecco, allora, con questo spirito, aggiungo anche però di semplicità, di diretta, Lionello arrivando dice: ma io non sono mica Sgarbi, ha detto, ma io non sono mica il Signore. Ecco, però con quello che siamo e come siamo vogliamo vivere una serata bella dove il Signore ci ha messo a vivere. Ho finito. Basta. Quindi dovremmo fare dei salti nel tempo, nello spazio e anche qualcuno proprio fisicamente. Siete qui tutti congregati, adesso vi prego di seguirmi un attimo fino all'inizio di via Domenico Barba. Perché siamo qui, non so se questo funzioni, però sopra l'ambione vedete che c'è sopra un mattone un frustolo, un pezzettino di pietra chiara che è marmo. Potrebbe essere... è talmente piccolo l'oggetto che è difficile dare delle interpretazioni, potrebbe essere una messa d'altare. L'idea di Don Paolino di venire subito a vedere la cattedrale. Gli edifici sacri, almeno per quello che noi abbiamo di documentazione, forse anche passato si erano questi sistemi, venivano comunque innalzati dalla parte occidentale, dal portico, sul cleristorio, cioè sul tratto lungo della navata principale, è incomparabile. Dobbiamo astrarci, quindi non possiamo immaginare la piazza del Duomo come era ai tempi di San Vito. Ci sarebbe da dire la città era case basse, piccole, c'erano ancora resti romani. Si vede ancora sulla, sopra la lunetta le tracce delle monofore che le vedete che illuminava una meravigliosa altissima monofora che illuminava il transetto sul lato verso settentrione. Oggi è stata murata costruendo la cappella, però sono di San Vito.
leggere i libri di istruzione, tutto il resto non è così semplice. Soffermiamoci un attimo sul portale. Il portale è stato realizzato, ma leggerete poi tutta la bibliografia che poi interne. Sì. Comunque il maestro. Il portale venne realizzato da uno scultore che è venuto qui, non sappiamo per qual motivo, molto giovane, e ha lasciato in acqua tre opere: il portale, qualche frammento murato nell'altare maggiore e un'altra decorazione citata nelle cronache fino all'inizio del Novecento, fondatore della chiesa, cosa che invece non è. Un'ultima attenzione sulle menti. Prendete posto dove pensate bene, qui nella navata centrale. L'accesso alla cripta era dato da due modeste aperture, più o meno dove sono adesso state, adesso, più di 150 anni fa, sistemate le scale d'accesso, ma qui tra un intervallo e l'altro. L'altra questione
di nuovo la quota della Chiesa romanica è inferiore, e lo vedremo scendendo poi nella cripta. Non a caso, chi è già qui venuto sa che ci sono diversi gradini per scendere. Ricorda, essendo la Chiesa dedicata alla Vergine, i momenti principali del mistero dell'incarnazione e nei spicchi centrali, nei pannelli centrali, i profeti che nell'Antico Testamento hanno per primi raccontato, illustrato quello che poi è diventato il fondamento della... Sono dovuti al pittore Rigaudi, il muto, come e sta per uscire, credo, fra poco un volume fatto da valenti storici locali, uno tra tutti il professor Prosperi, Marenti, del Canonico, con una chiesa che a volte aveva uno scopo proprio devozionale, una borgata isolata piuttosto che un luogo, e altre volte erano semplicemente il reddito, per cui il sacerdote, dicendo non avendo cura d'animo, perché doveva soltanto coadiuvare il canonico, e invece ricavata, voglio dire, da un'unica zanna. Sul pulpito ci sarebbe bastato un programma, credo che non lo lascio. Però nel senso nobile. Le sculture non vengono dalla cattedrale di Acqui, vengono dalla chiesa di San Francesco, per quello che abbiamo visto Don Franco per carta, e sono state portate in cattedrale le lastre e montate su questo pergamo così barocco. In centro abbiamo San Guido che benedice i fedeli e tiene in mano l'immagine, l'immagine simbolica della città, la porta, le torri. Pietro, un vescovo, non sappiamo nulla perché non è identificato, San Pietro che ha il segno. Naturalmente questo episcopale, la ministra, quello delle monache di Santa Maria di Cana, di Santa Maria. Momento prendo la parola io, perché essendo la nostra la visita di un'opera d'arte storica meravigliosa che è una chiesa, dico sempre ai miei pellegrini, quando andiamo a visitare una chiesa al Duomo di Milano o a Roma, ricordiamoci che siamo cristiani, e allora per chi è credente, per chi lo vuole fare, siamo davanti all'Eucaristia con la lampada rossa e faccio un momento di preghiera per salutare il Signore. Ci alziamo tutti, chi può essere assente, chi vuole partecipa con me a questo dialogo, momenti storici al riguardo. Ma mi sono permesso di scegliere per voi uno dei vari testi riferiti al nostro santo, San Guido, che fa l'atto di fondazione del monastero di Santa Maria dei Campis. Benché indegno, vescovo di Acqui, seguendo gli esempi dei padri antichi e ricordando assiduamente la parola di Dio anima e del nostro padre e della nostra madre fedelissima a Dio e tutti i nostri soggetti. Ristoro della anima mia.
ci sono dei termini che sono stati usati da non solo mille anni, 2000, e mi immagino quando sono nelle navate della Chiesa tutte le persone che hanno pregato, che hanno creduto, e in qualche modo perdonate, mi sento vicino. Nel luogo in cui erano state tombate i resti di un martire erano già per loro natura permeati di quello spirito sacrale che noi non possiamo, uomini del 2000 ormai, immaginare. Cioè, era la certezza che da quei resti, da di quel santo, dalla reliquia, promanasse e fosse di aiuto nelle traversie, nelle tribolazioni della vita, la santità. Quindi i luoghi, pensate alle basiliche romane prima di essere completata. Io ho una metafora che uso da una ragazza quando voglio pensare a illustrare la vita: una foresta di possiamo passare da questa parte del sarcofago e vedere soprattutto questa arcata libera anche dalle persone che dà lo scorrimento, lo scorrimento delle colonne e la dimensione. Questo restò perché di nuovo nel concetto si era in qualche modo impregnato della santità. Perché il parroco di durante le celebrazioni non tocca a voi questo posto, voi laici, presbiterio, deriva dalla parola presbitero, sacerdote, luogo dei sacerdoti. Sono ancora delle sedie libere, venite pure. Attorno a cui gira tutta la cattedrale, la navata, il transetto, la cupola e l'abside, ed è il luogo davanti. È luogo anche delle celebrazioni. Pavimento mosaico che probabilmente occupava tutta la lunghezza dello stesso luogo, costruito fino agli anni 50, nel secolo dell'Ottocento, sono emersi dei tratti, si è proceduto con attenzione al sollevamento della pavimentazione successiva. Senza che quando forse qualcuno ricorderà, sono tra i più giovani qui, prima del concilio c'era il patatino per ricordare appunto il più forse qui ridarei pesante, mi pare che sia la città occidentale. Abbiamo invece al centro San Vito con al lato i due suoi predecessori, San Maggiorino che abbiamo già incontrato sul portale e San Vito. Questo di cui c'è pochissima testimonianza, saranno messi.
anche poi dietro ci sono addirittura un crocifisso, una crocifissione manieristica, impetra la grazia al santo che gliela concede, vedete che si alza dalla sedia. 150 anni della dedicazione della cattedrale, il vescovo ha chiesto alla Santa Sede la possibilità di fare la revisione canonica dei resti di San Guido. Quello che vedete è l'immagine di San Guido, in realtà è un contenitore di legno che contiene i resti del sacro. Molti turisti vengono per vedere quello che c'è in questa aula capitolare. Il centro è il trittico di Bartolomeo Bermeco, di cui parlerà Lionello, però sempre con la finalità che ci siamo proposti, dato che il vescovo Guido l'11 novembre 1067 ha consacrato e dedicato questa cattedrale all'Assunta. Io dico una cosa che a modo mio, che è contenuta tra la lunetta dell'Assunta e la tela dell'Assunta. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitassi, sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face, di caritate e giuso intramortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar percorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontà. Quest'opera non si sapeva nulla in nessun modo, c'erano delle follie, è stata portata dai francesi dopo la rivoluzione, l'hanno abbandonata perché hanno avuto un rispensamento, paura, eccetera. Grazie ad una chiesa che molti di voi conoscono, il dottor Gianni Retora, si è riusciti a stabilire in modo incontrovertibile la provenienza locale. Grazie, poi troverete le pubblicazioni, ha trovato nell'archivio di Stato di Alessandria il testamento di Francesco della Chiesa che chiede ai suoi eredi di collocare il retablo della Vergine di Monserrato nella cappella tra Vado. Ovviamente non io solo, ma ben altri vi farebbero stare delle ore. Cercherò di sintetizzare al massimo. Il retablo, cioè la tavola, è composta, è un trittico di due ali e poi della parte ed è morto sull'albore del XVI secolo. Quest'opera è una delle sua tarda maturità. Non sappiamo se abbia studiato nelle Fiandre o abbia avuto un maestro fiammino. Noi che mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, Signore, per questa vostra partecipazione così numerosa, al di là di ogni previsione, ed è grazie di quelle cose belle che abbiamo gustato e vissuto insieme. Il
Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore scendiamo la scala e giriamo a sinistra.